Sì, se siamo pronti, comincio io. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto apro i lavori ringraziando a nome di Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Unioncamere, per il lavoro importantissimo svolto fino, a questo momento e tutti voi che siete numerosi e che siete presenti oggi. Benvenuti quindi a questa iniziativa di Unioncamere Liguria in collaborazione con le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, quindi Imperia, scusate, Spezia e Savona, all'interno del progetto La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. Il progetto è finanziato nell'ambito del fondo di perequazione di Unioncamere Nazionale e nasce con l'obiettivo ambiziosissimo di promuovere l'innovazione nel turismo italiano attraverso l'utilizzo e l'avvio di due piattaforme digitali rilasciate l'anno scorso da ISNART. Una sulle eccellenze locali e l'altra che tentava per la prima volta di fare un'analisi dei flussi turistici attraverso i big data. Purtroppo questo progetto nella sua realizzazione ha dovuto fare i conti con l'arrivo del Covid-19, con il lockdown e con una ripresa piuttosto lenta che nella nostra regione rispetto ad altre è diventata lentissima a causa chiaramente dell'ulteriore situazione di isolamento geografico dovuta alla situazione autostradale. È chiaro che davanti a una situazione eccezionale, di emergenza, imprevedibile, con scenari completamente modificati e necessità diverse, è stato necessario rivalutare gli obiettivi e a questo proposito ringraziamo Unioncamere che ha dimostrato una grandissima flessibilità e disponibilità nella riprogrammazione delle azioni che erano state studiate e che ha proprio per cercare di aiutare gli operatori ridistribuito tutte le risorse disponibili per quest'anno per la realizzazione di attività di formazione online, proprio per supportare gli operatori e aiutarli a superare la difficilissima stagione che purtroppo ci siamo trovati tutti ad affrontare, ma soprattutto per aiutarli ad attrezzarsi per un futuro che sarà sempre più digitale, non solo per abitudini e consuetudini consolidate, ma addirittura rafforzate proprio a causa e durante il periodo di lockdown. Proprio per questo motivo è nato il ciclo di incontri dal titolo Prepararsi a ripensare il turismo per un 2021 da protagonista, iniziati a giugno e che oggi con il nostro appuntamento chiudiamo, che hanno mantenuti tutti lo stesso format, animati da un esperto, moderati dalla dottoressa Luisa Puppo e chiusi da un question time con gli operatori. Ricordo al proposito che tutti i materiali videocamerali sono disponibili sul nostro canale YouTube Camere di Commercio di Riviere di Liguria, Imperia Spezia Savona e nel caso si volesse specificatamente rivedere gli appuntamenti del nostro progetto per approfondire alcuni temi o perché non è stato possibile seguirci in diretta, occorrerà aggiungere chiaramente nella ricerca la query Far ripartire il turismo. Oppure, se si preferisce, è possibile comunque riprenderne visione attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio, che è www.rivlig.camcom.gov.it, alla pagina Turismo, seguendo chiaramente lo stesso iter. A questo punto direi che rimane che introdurre il tema di oggi, che è come attivare pratiche turistiche sostenibili, convenienti per le aziende, rispettose delle persone e degli ecosistemi, che è un tema di grande interesse e di attualità per le nostre imprese. E a questo punto lascio con piacere la parola alla moderatrice Luisa Puppo, che ricordo titolare di Welcome Management, esperta di marketing per i settori di turismo, commercio ed enogastronomia, nonché consulente senior per bandi locali, nazionali e comunitari. A questo punto sarà lei a presentarvi le regole di ingaggio e a me non resta altro che augurare buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie alla dottoressa Barbara Bugini che ha già introdotto in maniera molto efficace quelle che saranno le tematiche e il taglio dell'incontro di oggi. A me resta veramente da dare due note, una di carattere pratico e l'altra di carattere più complessivo, a coronamento di questo ciclo che mi ha visto moderatrice fin dal primo incontro di giugno e che si va a concludere quest'oggi. Sulle modalità
tecniche, sulle practicalities. Molti di voi hanno già seguito gli altri webinar. Allora, è come se ci vedessimo nel salone della Camera di Commercio di Genova, di Savona o Imperia o alla Spezia, ma in realtà ovviamente viene meno l'elemento fisico. Per cui vi invito già durante le relazioni dei due relatori odierni a inviare con lo strumento della chat che trovate in basso, nella barra in basso fra proprio del vostro computer, la vedete vicino al numero dei partecipanti, le vostre domande, le vostre richieste per gli esperti, che io insieme alle colleghe Carola Cucchi e alle colleghe di ISNART andremo a notare, aggregare durante durante il loro speech, per poi restituirle durante il question time. Quindi le vostre domande le andremo poi a proporre agli esperti nella fase finale dell'incontro. L'incontro è quindi suddiviso in due parti. Nella prima parte li ascolteremo, dopodiché andremo a condividere alcuni temi, tornare su alcuni passaggi che magari possono richiedere un approfondimento ulteriore. Vi invito peraltro fin da adesso a presentarvi via chat, quindi il vostro nome, cognome, l'azienda per la quale partecipate, la tipologia, soprattutto la categoria merceologica alla quale appartiene. Non chiediamo il codice Ateco, ma se è ricettività, servizio o quant'altro. Abbiamo visto dalle iscrizioni, dal tabulato delle iscrizioni, che oggi c'è una forte componente dei servizi, ma che anche il ricettivo e la ristorazione sono molto ben rappresentate. Questa per la parte pratica. A livello proprio di commento generale, come diceva poc'anzi la referente camerale, giustamente, sì, un ciclo dedicato all'innovazione, alle diverse sfaccettature dell'innovazione in un momento così complesso per tutto il paese, per la nostra regione, in particolare sui motivi che sono stati testé citati. Mi piace soprattutto collegare il webinar odierno a quello di lunedì scorso e segnalo per tutti coloro che non hanno potuto partecipare attraverso i canali che sono stati citati, quindi siti delle Camere di Commercio, trovate il tempo di andare a vedere lo speech di Roberto Vitali sul tema dell'accessibilità. In realtà ci ha raccontato come questo paradigma si cambia in termini di accoglienza per tutti, proprio all'insegna dello universal design. Ce l'ha spiegato in maniera molto concreta, con un linguaggio che a noi liguri piace molto, parlandoci di come può cambiare in positivo il tasso occupazione camere di una struttura che ad esempio adotta questo stile di progettazione rispetto a un'altra. Ce l'ha spiegato con tante buone prassi molto pratiche. Quelle stesse buone prassi che ritroverete quest'oggi, perché ora ve le andrò a presentare. I nostri relatori quest'oggi andranno a sviluppare letteralmente insieme a noi il filo rosso di quello che può essere un percorso di avvicinamento e crescita ai temi delle pratiche turistiche sostenibili, altro aggettivo molto significativo, convenienti per le aziende e ovviamente rispettose di persone e ecosistemi. Quindi avremo un percorso che parte dalla raccolta differenziata ed arriva ad esempio all'utilizzo dei prodotti del territorio, passando per la lotta allo spreco delle risorse idriche e molti altri temi che verranno ovviamente sviscerati. Il taglio di tutti questi webinar, mi termino prima di introdurre i nostri relatori, è il come. Come vedete, è stata una costante questa parola, queste quattro lettere, come attivare, come praticare. Quindi il taglio è quello di un manuale operativo estremamente concreto per imprese e imprenditori, per iniziare a traguardare questo 2021 che è dietro l'angolo in tutti i sensi e che ci vede in questa stagione sicuramente molto fluida, per così dire, ed estremamente impegnativa. Ultima nota, entro il 30 settembre scade il termine per presentare l'application a quello che si chiama uno dei più importanti premi italiani, che è il premio Impresa Ambiente per quanto riguarda le imprese italiane. È un premio che è stato progettato e promosso dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo con l'appoggio di Union Camere e del Ministero dell'Ambiente. Sicuramente è un'ulteriore occasione di riflessione e di attenzione del sistema camerale tutto, anche a livello nazionale e locale, come ci è stato ricordato, su questi temi. Il relatore di oggi. Partiamo ovviamente con Federica Vazzola,
Project Manager in E-Ambiente Group, si occupa di sistemi di gestione e sostenibilità e occupa il ruolo di segretario nel Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia. È laureata in chimica industriale, con una tesi in catalisi eterogenea alla Ca' Foscari, si è occupata di indagini ambientali, caratterizzazioni e bonifiche, in particolare a Porto Marghera. È stata formatrice in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e consulente ambiente e sicurezza. Insieme a lei Francesco Casarin, consulente in ambito ambientale. Attualmente si occupa di sedimenti e terre da scavo per un'importante azienda che opera nel settore, con la finalità di riutilizzare questi residui come materiali da costruzione per opere di ingegneria civile. Inoltre, ha recentemente maturato ampie competenze in campo energetico, dove opera con l'esecuzione di diagnosi energetiche, consulenze, fornitura di illuminazione LED e vendita di energia elettrica e gas. Ha partecipato a diverse sperimentazioni per la messa a punto di nuovi processi e tecnologie di trattamento, progettato piani di caratterizzazione, bonifiche, MISE, redatto alcune analisi di rischio ed è stato collaudatore in diversi interventi di bonifica. A loro la parola e a tutti un buon ascolto. Grazie. Buongiorno, grazie del passaggio. Buongiorno a tutti. Io sono Federica Vazzola, il collega Francesco Casarin verrà inquadrato successivamente alla fine del mio intervento. E io particolarmente vi parlerò di sostenibilità, ok, per appunto la gestione sostenibile di quello che sono le strutture, come dire, sia alberghiere che turistiche in generale, quindi ristorazione, agriturismi e quant'altro. Partiamo da distante, ma per arrivare vicino. Cioè l'obiettivo per me di questo momento insieme è quello di farvi percepire quanto sia importante sentire la sostenibilità come tematica che appartiene a ciascuno di noi, ok? Quindi non la sostenibilità come un termine astratto, avulso e lontano dalle nostre buone pratiche quotidiane, ma come qualcosa che fa parte di noi, fa parte del nostro modo di essere. Parto da distante, parto da quelli che sono gli obiettivi dell'ONU, gli obiettivi 2030, ai quali ciascuno di noi sarebbe opportuno tendesse come persona. Che cosa sono? Sono delle macro aree, dei macro settori di approfondimento che vanno a declinarsi nell'attività delle realtà quotidiane di ciascuno. La sostenibilità prende parte sia di componente ambientale che sociale che economica, quindi necessariamente va a toccare ogni spicchio, ogni sfaccettatura del nostro lavoro e del nostro essere persone. Agganciato al tema della sostenibilità e non sganciabile c'è quello dell'economia sociale di mercato e altamente competitiva. Perché essere sostenibili significa prendere un impegno anche economico e quindi bisogna cercare di capire come traguardare verso questo obiettivo con una modalità che non diventi per ciascuno di noi un peso anche a livello monetario. Partiamo da qualche definizione per inquadrare la tematica che comunque credo abbiate già in qualche modo visto da qualche parte. Quindi per i British Standard la sostenibilità è un duraturo ed equilibrato approccio all'attività economica di responsabilità ambientale e progresso sociale. Quindi appunto questi tre temi, queste tre macro aree che vanno a equilibrarsi, a unirsi, ok? Mentre l'International Standard Organization, cioè la ISO è quella famosa organizzazione che si occupa di definire le norme, ad esempio, di certificazione di alcuni sistemi di gestione, ok? Parla di grado di sviluppo sostenibile e in questo senso fa riferimento a un concetto specifico di sviluppo, cioè uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli del futuro, delle generazioni future, ok? Ecco. Detto questo, chi sono i protagonisti della sostenibilità quotidiana?
ciascuno di noi. Partiamo proprio da ciascuno di noi come persone. Ciascuno di noi come parte interessata a questo tema di sviluppo. Parte interessata che si dice anche stakeholder, ok? E quindi tra le principali parti interessate ci troviamo noi stessi come cittadini, ma come turisti anche, come associazioni, come strutture, quindi attività commerciali, imprenditoriali, affiancate da strutture che conoscono il tema, che sono più competenti nell'ambito, quali ad esempio le camere di commercio, le società di consulenza, quali possono essere quella a cui apparteniamo io e il mio collega, cioè Ambiente, ISNART, qualcuno che possa darvi un supporto per capire, come stiamo facendo in questo periodo, a che punto siamo e cosa possiamo fare per calarci in maniera ancora più concreta nel tema della sostenibilità. Un esempio di sostenibilità che balza subito all'occhio è l'evidenza, ad esempio, di alcuni marchi di settore che possono mettere in risalto le attività che vengono fatte dal punto di vista sostenibile. Okay? Un altro aspetto, un'altra componente importante per esprimere la nostra sostenibilità, quindi per comunicarla, no, agli altri anche, è quello di riuscire a puntare al massimo per minimizzare gli impatti ambientali, puntare al risparmio energetico, ad esempio, tenendo sempre in buon conto e in buona cura il territorio di appartenenza. Non a caso questo tipo di webinar che stiamo portando avanti hanno un taglio decisamente personalizzato rispetto al territorio di cui ciascuno di voi fa parte. Vedrete nelle prossime slide che vi citerò dei soggetti concorrenti alla sostenibilità che potrebbero diventare i vostri partner in qualche modo, è sempre questo l'auspicio, che sono propri della vostra zona, del vostro territorio. Alcuni spunti da cui partire per sviluppare l'essere sostenibili. Agire rispetto alla componente rifiuti con una buona raccolta differenziata. Fare attenzione a minimizzare il più possibile gli sprechi nell'uso delle risorse idriche. Incentivare quello che sono tutti i percorsi nella natura possibili, vicini alla vostra struttura, così come i percorsi ciclopedonali, piuttosto che i prodotti alimentari a chilometro zero. Solo alcuni spunti. Molto probabilmente voi avevate già coscienza di questo, no? Ma come si può fare? Si deve fare di tutto il più possibile per avere un percorso unitario rispetto agli aspetti che vi ho già detto e rispetto anche a quello che sono poi le varie componenti che possono influire sul traguardo rispetto a questi aspetti. Cioè, il traguardo per me è creare delle sinergie con le parti interessate di cui vi parlavo prima. Quindi la struttura alberghiera può entrare in contatto con la municipalizzata che gestisce ad esempio la raccolta differenziata. Entrare in contatto cosa significa? Provare a progettare dei percorsi comuni di supporto, ok? L'uno per l'altro, fare rete, fare comunione, nel senso la sostenibilità deve diventare un vettore per una collaborazione continuativa e sempre più crescente con tutti coloro che ci stanno intorno. Quindi, a partire dai cittadini e i turisti, che più che turisti diventano a tutti gli effetti per voi ospiti, ok? Anche con quelli che sono gli enti pubblici, le strutture locali, le municipalizzate. Qui ho portato degli esempi, adesso non mi soffermo nel dettaglio, ma per darvi poi degli spunti, delle indicazioni. Per esempio, l'AMIU a Genova fa raccolta differenziata e comunque si dà degli input, ho letto nel sito internet, legati a un'adeguata rete impiantistica, ad esempio, no? Quindi una risposta continua verso i cittadini. Per Imperia, ad esempio, ho trovato un nuovo servizio fa sì che una multinazionale, insomma, spagnola, la multinazionale spagnola Urbaser-SA, che ha sede operativa in tutto il mondo, diventi un vostro partner in qualche modo, diventa un collegamento, ok?
Acam S.P.A. è un'altra, diciamo così, un altro gestore della raccolta differenziata che si trova come stakeholder della zona di La Spezia. E così via anche per Savona, ad esempio, c'è la società multiservizi ATA che si mette in gioco in questo ruolo. Nello specifico delle vostre singole attività, delle vostre strutture, cos'è che potete fare? Nel pratico, dare delle indicazioni esatte ai vostri ospiti su come e dove gestire il rifiuto in maniera differenziata. Quindi una chiara gestione dei contenitori, dei cestini, per la carta, per il vetro, per le materie plastiche, per l'organico, per il rifiuto secco, ok? Potete utilizzare poi degli ulteriori spunti nel minimizzare lo spreco della risorsa idrica con un'attenzione continua e puntuale rispetto ad esempio al incentivare il cliente o anche voi stessi a chiudere il rubinetto quando l'acqua ad esempio davvero non serve. Capite? Tutti aspetti che possono sembrare davvero piccoli, minimi, ma che possono dare un valore aggiunto. Come faccio a comunicare questo al mio ospite? Beh, dei suggerimenti che vi posso dare sono avere una cartellonistica magari simpatica, qualche simbolo che possa dare anche nel ristorante, piuttosto che nell'agriturismo, ecco, un'indicazione chiara, qualcosa che sia simbolico, semplice, con dei segni netti, con dei colori evidenti, ok? Quindi la sostenibilità deve essere comunicata, dobbiamo essere, come dire, i primi attori di questo modo di vivere, così lo definisco. Poi ovviamente qui vi ho lasciato lo stesso i riferimenti di gestori del servizio idrico, ok? Per le vostre varie province di riferimento. E poi la valorizzazione del territorio. La Liguria sappiamo bene essere una fetta di territorio interessante, perché si sviluppa parallela al mare, ok? Ed è comunque vicina ad altre regioni italiane, ad altri stati esteri, che la facilitano in uno scambio turistico interessante. Il territorio ovviamente è costituito per la maggior parte da montagne, da colline, e decisamente quindi avrete sia degli spunti utili nella terra che nel mare. Sono da, come dire, ripensare, rivedere delle modalità di valorizzazione del territorio con dei percorsi che possono essere di tipo pedonale, di tipo ciclabile e di cui parlare anche con gli enti pubblici piuttosto che con chi possa darvi la possibilità magari di garantire delle fermate degli autobus piuttosto che dei mezzi di trasporto efficaci ed efficienti che vadano a servizio del vostro ospite. Sempre relazione, collegamento, coerenza di comunicazione con tutti i soggetti che compongono i singoli paesi del vostro territorio. La struttura alberghiera può comunicare con il ristorante, che può comunicare con l'edicolante, a dirsi cosa? Abbiamo lo stesso modo di vedere, noi facciamo la raccolta differenziata, ospite vieni qui da noi piuttosto che da un'altra parte perché ti dimostrerò che mi comporto in un determinato modo che è affine al mio modo di pensare, quindi una gestione di un turismo sostenibile da un punto di vista ambientale, per cui esempi pratici che posso avervi fatto prima, ma anche sociale, per cui sono pronto ad accogliere famiglie, coppie, gruppi, comitive, ok? In un modo che sia proprio farvi sentire a casa, Farvi sentire a casa e riproporvi anche dei prodotti a chilometro zero, che tanti sono nel territorio ligure, qui ve ne ho elencati alcuni perché quelli che più conoscevo, insomma, ma non nulla toglie agli altri, penso alla genovese è il classico, no? Ecco, con che obiettivo? Tutto questo per dirvi cosa? Qual è l'obiettivo? È riuscire a gestire il turismo anche in un'epoca difficile, quale quella dell'emergenza Covid. Abbiamo superato un'estate
che è stata impegnativa per questo. Voi come regione giustamente avete avuto ulteriori altre emergenze gravi e importanti, non di sicuro favorevoli. Perciò bisogna riuscire a promuovere nuovamente per questa fine 2020 e poi per il 2021 il patrimonio del territorio, promuovere come dire, il movimento da un borgo all'altro, da una città all'altra, muovendoci anche in modo sostenibile. Dare un'offerta di qualità da questo punto di vista, quindi fare degli investimenti per attrezzarsi in tal senso. Il collega poi vi spiegherà anche la possibilità di incentivi dal punto di vista energetico. Sviluppare quello che vi dicevo prima, comunicazione, network tra gli operatori turistici. Diffondere una sensibilità e una cultura green. Quindi non teniamocela per noi, comunichiamo all'esterno, a tutte le parti interessate, quindi a quelli che possono essere i nostri partner, così come agli ospiti che andiamo ad accogliere. E quindi in questo modo riusciamo a contribuire ad evidenziare quelle che diventano le eccellenze del nostro territorio. Ok? È fondamentale che il cliente, il turista, si senta ospite, perché poi torna, cioè si crea un clima di fidelizzazione e di fiducia. In questo senso, qual è la cosa importante? Valorizzare colui che ci sta davanti, valorizzare in tutti i sensi, quindi dare continuità al turismo che ogni anno, per definizione di turismo, va a rinnovarsi, ma che si è rinnovato in maniera più evidente nel 2020 e lo farà probabilmente anche nel 2021, perché quella che è la percezione che riusciamo ad avere noi è che il cliente, l'ospite, okay, cerca sempre di più un turismo, mi viene da dire, verticale, cioè non si limita a girare, ma vuole andare in profondità nel territorio in cui è, che magari lo rassicura e lo fa sentire a suo agio, a casa sua. Anche se comunque ci sono delle regole imposte che vanno evidenziate e valorizzate, e magari potrebbero metterlo più a disagio. Quindi come possiamo fare per essere pronti ad accogliere l'ospite, il cliente? Cerchiamo di appunto metterci noi nella condizione di parte interessata, cerchiamo di proporgli attività anche all'aria aperta, a molti sono gli spazi e le possibilità anche da voi. La cosa più complicata che potrebbe, come dire, sicuramente qualcuno sollevarmi come obiezione è che non sempre magari l'ente pubblico oppure l'ente di trasporto si rende disponibile a collaborare per garantire una certa continuità di offerta sostenibile. Ma dobbiamo continuare a insistere per questo, facendo leva, trovando supporto nelle camere di commercio, ad esempio, o in istituti che ci tutelano, ok? Possiamo pensare anche a dei pacchetti dedicati a scelte sostenibili, quindi quello che vi dicevo prima, pensare a prodotti a chilometro zero, piuttosto che a percorsi per le famiglie, piuttosto che a dare una mano alla voglia di esperienza che ha il turista, okay? Sia concreta che emozionale, come vi ho scritto qui, perché abbiamo voglia di conoscere posti nuovi, ma abbiamo voglia anche di vivere un turismo di emozione, di stare bene. Ecco, il turista che si è rivelato quest'anno e che probabilmente andrà avanti ad essere, come vi ho segnato qua, dal mio punto di vista è un turista meno mordi e fuggi, ma che ha più voglia di conoscere il territorio italiano in particolare, quindi nel vostro caso tipicamente ligure, il territorio contenuto nel paese, nel borgo, in profondità, conoscerlo bene, ok? Cerca quindi strutture accoglienti che lo facciano stare bene emotivamente. E l'attenzione alla sostenibilità, anche sociale, secondo me è un aspetto che può fare la differenza. Perciò, per garantirci una, come posso dire, una ventata di turismo fresco e nuovo e continuo, dobbiamo avere anche il coraggio di investire
di pianificare a lungo termine e di entrare nell'ottica che non ci si può limitare alla stagione che verrà, ma agli anni che verranno. Quindi investire anche in personale che possa avere delle competenze aggiuntive nelle tematiche della sostenibilità nello specifico e lavorare sul coordinamento tra strutture, sul fare, diciamo così, passaparola, fare comunità, mettersi in gioco in maniera circolare, non solo come economia, ok, ma anche come strutture e partner che vanno di pari passo, dall'edicola all'albergo 5 Stelle, ciascuno può dare il suo contributo, ok? Ecco, in questo momento mi fermo, passo la parola al collega Casarin, poi ovviamente se ci saranno domande le vediamo quando volete, insomma, alla fine del prossimo intervento, che vi parlerà del tema specifico dell'energia. Salve. Allora, per quanto riguarda il tema dell'energia, uno degli aspetti fondamentali è quello di conoscere come l'energia viene impiegata all'interno delle nostre strutture. E per quanto riguarda il settore specifico dell'alberghiero e della ristorazione, sono stati fatti degli studi su come viene utilizzata l'energia mediamente. Uno studio di Enea praticamente descrive un po' la situazione del settore. In sostanza, l'energia viene utilizzata a livello medio, insomma generale, per una struttura alberghiera, che può essere un hotel a 3-4 stelle, viene utilizzata per circa un 20% per quello che è il riscaldamento, circa 20-25% per l'acqua calda sanitaria. Dopodiché abbiamo un 15% per il raffrescamento, 15% circa per l'illuminazione, poi abbiamo ascensori, la parte di cucina e le varie utenze tipo frigo, bar, insomma le varie prese. Ovviamente questi sono dati medi, è chiaro che poi vanno contestualizzati sulle strutture. Un albergo che ha una spa con una piscina, la sauna, eccetera, è chiaro che avrà delle spese di scaldamento maggiori rispetto a un albergo che non ha questo tipo di servizio. Poi dipende anche dal numero di camere, dal fatto che ci sia o meno un business center, insomma tutta una serie di cose. La cucina, non è detto che in tutti gli alberghi ci sia. Dopodiché vediamo invece come si ripartiscono tra l'elettrico e il termico. Diciamo elettrico, intendiamo energia elettrica, e termico prevalentemente gas. E quindi vediamo che c'è una leggera preponderanza, un 57% è rappresentato dal consumo di gas, mentre un 43% dal consumo di energia elettrica. In questo caso, invece, in questa slide vediamo come si ripartiscono gli utilizzi tra l'energia elettrica e l'energia termica, e quindi il gas. Vediamo che per quanto riguarda gli usi dell'energia elettrica, gli usi prevalenti sono legati alla climatizzazione e al raffrescamento, quindi la climatizzazione estiva, l'illuminazione, che è una delle voci che pesano di più, con anche un 30-35%, un 26% del raffrescamento. Poi abbiamo gli ascensori, poi abbiamo le varie apparecchiature che abbiamo in cucina, che spesso magari sono elettriche. Poi abbiamo ulteriori utilizzi, come gli utilizzi nelle camere, i frigo bar, le TV, i caricacellulari e tutto. Una parte molto, molto piccola di consumi è dovuta all'attività, diciamo, di gestione, quindi gli uffici. E poi abbiamo ventilazione nel caso in cui ci sia un sistema di ricambio d'aria forzato, circa un 10%. Quindi questa è un po' la ripartizione dei consumi elettrici. Per quanto riguarda l'energia termica, vediamo che la voce più importante, quasi a parità, è quella dell'acqua calda sanitaria, che è simile e addirittura preponderante rispetto al riscaldamento. Ovviamente nelle famiglie è il contrario, cioè il riscaldamento è molto più alto e l'acqua calda sanitaria di solito è circa un quinto, un quarto di quello che è il riscaldamento. Invece negli hotel le percentuali sono diverse. Poi abbiamo un altro
piccola fetta di consumi che è rappresentata dall'attività di ristorazione, laddove ovviamente ci siano cucine a gas. Sulla base di questi studi, che come dicevo vanno contestualizzati alla particolare struttura, si va a guardare quindi quelli che possono essere i settori dove riusciamo a dare più percentuali di efficientamento, ovvero dove i nostri interventi possono dare le maggiori percentuali di efficientamento. Quindi sicuramente un ambito dove si può lavorare per efficientare è sicuramente quello del riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, dove si possono ottenere anche la riduzione dei consumi anche del 40-50%. Dopodiché abbiamo il raffrescamento, è un altro settore dove si può andare a lavorare per risparmiare energia. Sicuramente l'illuminazione è uno dei settori dove si ha il maggiore risparmio di energia in termini percentuali, in quanto passando dagli attuali sistemi di illuminazione a fluorescenza o addirittura alogene, insomma, si può passare al LED con risparmi che vanno anche oltre il 50%. Poi abbiamo i sistemi di regolazione che si riferiscono comunque alla climatizzazione e quindi un revamping, insomma, un aggiornamento dei sistemi di regolazione può consentire di utilizzare il riscaldamento o raffrescamento solo nei locali dove mi interessa, anziché su tutta la struttura. Poi abbiamo la produzione di energia rinnovabile, in particolar modo il fotovoltaico, anche se comunque adesso sta andando anche la cogenerazione, ci sono micro cogeneratori che per particolari tipologie di strutture alberghiere sono ottimali perché consentono di produrre riscaldamento e energia elettrica contemporaneamente. Dopodiché abbiamo una fetta importante che sono gli interventi di tipo edilizio, dove si può risparmiare anche un 30-40% dell'energia, e poi abbiamo l'ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica. Qua non c'è un vero e proprio risparmio di energia, però c'è un risparmio in termini economici, in quanto si può andare a ottimizzare quelli che sono i contratti di fornitura. Tornando alla diapositiva di prima, vediamo quali sono i sistemi con i quali si può operare negli ambiti che abbiamo appena visto. Nel raffrescamento prevalentemente si può operare sostituendo magari dei gruppi frigo con delle pompe di calore ad alta efficienza, oppure si può utilizzare in alcuni casi il sistemi solari ad assorbimento, che vengono chiamati solar cooling. Sono praticamente dei pannelli solari che utilizzano l'energia solare, in questo caso non per riscaldare, ma abbinati a dei sistemi di assorbimento, possono essere utilizzati appunto per raffrescare gli ambienti. Valgono solo per la climatizzazione, in quanto non si riesce ad avere acqua fredda a bassissime temperature, ma si riesce ad avere acqua fredda attorno ai 10-12 gradi. Dopodiché abbiamo il settore del riscaldamento, dove si può operare andando a sostituire magari una vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione, oppure con una pompa di calore, e quindi la potrò utilizzare sia l'inverno come riscaldamento e sia l'estate come raffrescamento. Anche qui posso utilizzare il solare termico per produrre acqua calda sanitaria, e poi anche se diciamo con minor peso, ma abbiamo anche gli erogatori a basso flusso che ci consentono di risparmiare acqua calda. Ci consente di risparmiare acqua e anche gas, perché basta pensare che praticamente una camera doppia con un fattore di occupazione circa del 60% si stima che in un anno possa arrivare a fare praticamente 450, si possa arrivare a fare 450 docce all'anno. Ora, considerando che una doccia impiega circa, grosso modo, insomma sono stime, 40 litri di acqua calda e una sessantina di acqua fredda, facendo i conti tra il consumo di acqua e il consumo di gas per scaldare l'acqua, viene fuori che una doccia può costare attorno ai 20 centesimi. Ora, inserendo degli erogatori a basso flusso che consentono di avere lo stesso comfort facendo la doccia, ma risparmiando molta acqua, si può risparmiare a singola doccia circa 7 centesimi, il che vuol dire che praticamente il costo di una doccia viene abbattuto di quasi un terzo.
e se una camera appunto con un fattore di occupazione di 60% si contano circa 450 docce all'anno, potete pensare che insomma nell'economia di scala anche 7 centesimi poi provocano un buon risparmio, oltre a essere comunque una maggior sostenibilità perché si evita di sprecare gas e acqua. Sui sistemi di regolazione possiamo ovviamente lavorare inserendo i contabilizzatori di calore, oppure Building Automation, oppure HVAC Control System. E questi non so cosa sono. Riscaldamento e raffrescamento. Ho un collega qua che mi dà, sì, riscaldamento e raffrescamento. Poi sempre sì, sistemi di controllo comunque. Dopodiché abbiamo l'illuminazione. L'illuminazione, possiamo ovviamente cambiare l'illuminazione esistente con sistemi a LED, ma possiamo eventualmente, oltre a cambiare oppure abbinare anche la dimerazione, ovvero dei potenziometri che mi permettono aumentare o abbassare l'illuminazione mantenendo gli stessi corpi illuminati, oppure l'inserimento di sensori ovviamente di movimento oppure crepuscolari che mi consentono di gestire le luci solo al bisogno e non on off. Poi abbiamo interventi di tipo edilizio che sono tradizionalmente il cappotto, in sostanza, la coibentazione dell'involucro, la sostituzione degli infissi e sale solari. Poi produzione di energia rinnovabile, come vi dicevo, qua lavoriamo sostanzialmente con il fotovoltaico che adesso ha dei costi veramente bassi e arriviamo a fare pannelli che vanno oltre i 400 watt di potenza. Possiamo parlare anche di geotermia a bassa entalpia, ma soprattutto sta prendendo un piede anche la cogenerazione. Va studiata molto bene, però per certe tipologie di albergo può essere molto, molto redditizia. Infine abbiamo i contratti di fornitura di energia che, vi dicevo, non determinano un abbassamento dei consumi, però vi complice anche purtroppo la situazione sanitaria, i prezzi del gas e dell'energia hanno toccato sicuramente i minimi storici, quindi se avete contratti magari vecchi può essere sicuramente l'ora di aggiornarli e quindi avere un risparmio. Non solo a livello economico, ma anche a livello di sostenibilità, in quanto ci sono molte aziende, molte aziende fornitrici appunto di energia e gas, che rilasciano comunque dei certificati di tracciabilità dell'energia e che possono quindi andare a darvi un tornaconto in termini di immagini. Voi potete appunto dire che l'energia che viene consumata nel vostro sito è al 100% rinnovabile e questo ve lo possono testimoniare con delle vere e proprie certificazioni. Andiamo a vedere quelli che sono tre interventi che sono stati fatti, tre esempi di intervento. In una piccola struttura è stata sostituita una caldaia, una vecchia caldaia, con un basso rendimento che era circa dell'86%, una caldaia di oltre 100 kW, è stata sostituita con una nuova caldaia a condensazione più piccola, in quanto il maggior rendimento compensa la diminuzione di potenza, da 75 kW con un rendimento circa del 97%. L'intervento poi è stato completato aggiungendo del solare termico, 19 moduli per la produzione di acqua calda sanitaria. Per circa il 65% dell'acqua calda sanitaria viene quindi prodotta dai moduli di solare termico e per il resto dalla caldaia. Si è passati quindi da un consumo annuo di standard metri cubi di gas di 11.500 a 7.200 standard metri cubi. Di conseguenza anche in termini di euro, adesso non mi ricordo qua se è stato considerato un costo di 0,40 o 0,50 del gas, probabilmente 0,50, si è passati quindi da una spesa di 5.750 euro a una spesa di 3.600 euro, proprio come spesa di gas, di materia prima. Di conseguenza si ha un risparmio annuo di 2.150 euro, a cui però bisogna aggiungere il risparmio che deriva dalle detrazioni fiscali. In questo momento si parla molto di super bonus,
Non è stato esteso al reddito d'impresa, però è stato ripristinato il bonus alberghi, come vedremo dopo. Nel caso però delle detrazioni fiscali dell'eco bonus al 65% è usufruibile da tutti, quindi non solo residenziale ma anche chi ha reddito d'impresa. Quindi in questo caso le detrazioni sono state, si è potuto risparmiare con le detrazioni per quanto riguarda la caldaia circa 650 euro all'anno e circa 1800 euro all'anno per quanto riguarda il solare termico. Di conseguenza, a fronte di un costo di investimento di circa 41.000 euro, abbiamo un ritorno in 10 anni tra il risparmio di gas e le detrazioni di 46.000 euro. Questo è un altro caso dove invece abbiamo fatto la sostituzione dei corpi illuminati, lo vedete dalla slide, i corpi illuminati precedenti erano prevalentemente fluorescenza e poi c'erano dei ferriti alogeni, sono stati sostituiti punto a punto, quindi senza cambiare l'impianto elettrico ma semplicemente cambiando le plafoniere e i corpi illuminanti. Anche qui si è passati praticamente da una potenza complessiva di 5,5 kW a una potenza complessiva dopo la sostituzione di 2,5 kW, quindi ben meno della metà. E i consumi sono scesi da circa 17.500 kWh all'anno a 4.600 kWh all'anno, che con un costo di energia stimato in 0,18 euro al kWh, consentono praticamente di avere un risparmio di circa 2.300 euro all'anno, a fronte di un investimento che comprensivo, diciamo, dell'eliminazione, insomma, della sostituzione e dello smaltimento dei vecchi corpi, si aggira attorno ai 6.000 euro. Con 2.300 euro di risparmio all'anno è chiaro che in meno di 3 anni l'intervento si è ripagato. In un altro caso, un altro esempio è quello di una struttura dove è stato installato un impianto fotovoltaico, un piccolo impianto da 19 kW, 19 kW per stare sotto il limite dei 20 kW per non avere poi il problema dell'ufficio delle dogane. L'energia prodotta da questo impianto all'anno è circa di 22.500 kWh, per cui la maggior parte viene autoconsumata in sito, circa 18.500, mentre circa 4.000 kWh vengono immessi in rete. Questo praticamente sempre con un costo dell'energia pari a circa 18 centesimi e considerando un ricavo di 5 centesimi per l'energia che viene immessa in rete, genera praticamente un risparmio di circa 3.300 euro all'anno, ok? Perché io quei 18.500 che mi produco e vado ad utilizzare in sito, ovviamente evito di prelevarli dalla rete e di spendere soldi. E a cui si aggiunge la vendita dell'energia all'anno, che sono altri 2.000 euro, anche qui è possibile usare delle detrazioni fiscali del 50% e di conseguenza in 10 anni ho visto bene se il 50% in questo caso era tipo bed and breakfast, quindi era possibile considerarlo residenziale, ma in altri casi bisogna verificare bene se è residenziale o no. In ogni caso si ottiene un risparmio in 10 anni di circa 44.800 euro a fronte di un costo di investimento che è inferiore ai 20.000 euro. Anche, come dicevo, il fotovoltaico, anche questo è molto conveniente oggi, i prezzi si sono molto abbassati. Questa slide è solo per farvi vedere l'andamento dei mercati, questo lo potete trovare benissimo nel sito del GME, il gestore dei mercati energetici, e vi danno tutti i valori del costo della materia prima dell'energia, ve lo danno giornaliero oppure settimanale o mensile. Si è visto che praticamente, complice appunto la situazione sanitaria che si è venuta a creare, i prezzi comunque dell'energia si sono abbassati di molto. Quindi, come dicevo prima, lo stesso vale per il gas. Ad aprile, pensate che il costo della materia prima, una notte di aprile, è arrivato allo zero, cioè l'energia costava zero. E di conseguenza è un momento buono per rivedere i contratti, insomma aggiornare i contratti di fornitura.
Andiamo a vedere quelli che invece sono gli strumenti e le possibilità di ottenere finanziamento per fare gli interventi. Allora, c'è il conto termico. Il conto termico, come vedete la figura, dà degli incentivi per la sostituzione in sostanza di caldaio con pompe di calore, con stufe a biomassa, oppure dà degli incentivi per l'installazione di pannelli solari termici o comunque scaldacqua a pompa di calore o impianti ibridi in pompa di calore. Sono impianti che funzionano sia con l'elettricità che con il gas. Dopodiché abbiamo i titoli di efficienza energetica, che è uno strumento un po' più complesso perché ci sono dei minimi da raggiungere e a volte magari con una sola struttura non si riescono a raggiungere questi minimi di risparmio e quindi è necessario magari affidarsi a delle ditte che vendono servizi energetici che raggruppano più strutture per avere accesso appunto ai titoli di efficienza energetica. Dopodiché invece abbiamo una cosa molto interessante, che è stato ripristinato il bonus alberghi col decreto di legge del 14 agosto del 2020, numero 104, all'articolo 79 viene ripristinato quello che era l'articolo 10 del DL 83 del 2014, che era praticamente il cosiddetto bonus alberghi. Viene ripristinato e aumentato, perché adesso praticamente viene dato un massimale, cioè gli interventi di efficientamento energetico, ma anche ammodernamento delle strutture, vengono, diciamo, sovvenzionati, incentivati al 65%, con un massimale di 200.000 euro. Anche qui col meccanismo delle detrazioni in un'unica soluzione. E per quanto riguarda i decreti attuativi, potete vedere praticamente il decreto del 7 maggio 2015, la circolare del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, la numero 598, del 20/12/2017, che sono appunto i decreti attuativi per avere tutte le informazioni dal punto di vista tecnico che servono per poter accedere a questo tipo di detrazioni. Dopodiché potete guardare il sito della regione, ovviamente la regione Liguria, perché ciclicamente ci sono dei bandi PER che vengono aperti, a volte in maniera generica per l'efficientamento energetico, a volte in maniera specifica magari per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico. E infine poi ci sono degli ulteriori sgravi che sono consentiti da Impresa 4.0 e dalla nuova Sabatini, che però sono più legati a sistemi di regolazione efficienti e informatizzati, cioè sistemi di controllo. E infine ci sono i contratti ESCO, che sono anche questi sono una soluzione per riuscire a fare gli interventi, magari in mancanza del budget per poter fare l'intervento ci si può affidare a delle ditte che si chiamano Energy Service Company, cioè compagnie che vendono servizi energetici, le quali praticamente fanno l'investimento, hanno il capitale per fare l'investimento e l'investimento viene riscattato dalla struttura tramite un canone annuale, che questo canone comunque è più basso di quello che è il risparmio energetico e quindi anche la struttura comincia a risparmiare da subito. Per i primi anni magari risparmia poco perché la rata del canone compensa il risparmio energetico, però poi una volta che scade il canone, gli anni, cioè tutto il risparmio viene ovviamente usufruito dalla struttura. Io ho finito, ripasso la parola alla moderatrice. Grazie ai nostri relatori. Velocemente, mentre proprio sollecito anche domande e quesiti che gli volete porre attraverso lo strumento chat, vado a riprendere alcuni temi che hanno toccato, che sono di particolare interesse, meno che tutti interessanti, ma alcuni in particolare mi hanno colpito molto. E prima vi ricordo, come è stato già detto, che le registrazioni di questo webinar, come di tutti i webinar che degli altri 4 webinar, li potete trovare sul sito di Union Camere Liguria, sul sito delle 2 Camere di Commercio, quindi sia sul sito delle Camere di Commercio delle Riviere Liguri, sia sul sito della Camera di Commercio di Genova. Chiusura. Allora,
di quello che ci ha detto la collega Federica, mi ha colpito un aspetto che spesso le aziende danno per scontato, cioè la comunicazione delle proprie azioni sostenibili che già si compiono, quindi, ed è un valore aggiunto sia per quanto riguarda la clientela finale, sia per quanto riguarda ad esempio l'intermediazione turistica. Quindi mettere in risalto il fatto che si pratica la raccolta differenziata, risparmio idrico, alcune anche delle misure di cui ci ha parlato in questo percorso di miglioramento, è un elemento vincente che in una stagione specie come questa, alla luce della psicografia del ritratto che ha fatto del nuovo turista più attento anche a questi aspetti, può avere un plus in termini di efficacia comunicativa. Io ricordo ormai un bel po' di anni fa, forse 20 anni fa, un'iniziativa comunitaria che si chiamava Visit, che aveva cercato di mettere un po' ordine ad esempio in quello che è il mare magno dei marchi, di vari marchi di qualità in ambito ambientale, non solo nel settore turistico. Allora, a fronte del fatto che vi sono certificazioni note come l'ISO 14000 e quant'altro, però a prescindere da quello, comunichiamo il nostro approccio sostenibile, le nostre misure sostenibili che adottiamo già come azienda, e comunichiamole a una vasta platea di operatori, di interlocutori. Se fra l'altro, secondo il principio anche della declinazione di sostenibilità sociale, diventa anche un fenomeno di rete sul territorio, per cui citava la collega dall'edicola al bar, al ristorante, all'albergo, praticano queste buone prassi, bene, allora possiamo iniziare a parlare in nuce anche di una destinazione che si pone come tale, che si pone come sostenibile e come verso un cammino green. A questo riguardo, sul nostro territorio regionale, molti bandi, ad esempio penso al PSR, a cui possono accedere vari soggetti, hanno messo, quindi il piano di sviluppo rurale, hanno messo proprio in cantiere delle misure, esempio su tutti, sulla miglioramento della condizione del bosco e delle aree forestali anche dal punto di vista della loro valorizzazione e manutenzione. Tradotto, miglioramento delle reti sentieristiche, della segnaletica, sia per chi ama percorrerli a piedi, sia attraverso invece mountain bike o a cavallo. Ecco, a questo punto veramente si può dar vita nel tempo a un percorso virtuoso di destinazione. Arriviamo poi alla seconda parte. Sulla seconda parte è evidente, come ci ha detto invece il collega, come ci ha illustrato, le diverse sfumature proprio di questo efficientamento energetico, quali sono i principali ambiti dove possiamo andare anche a intervenire con dei risparmi importanti, ovviamente con una visione che sia una visione, come anche si diceva prima, non solo nell'immediato ma nel breve, medio e lungo periodo, con formule che sono adatte alle diverse dimensioni aziendali, alle diverse tipologie anche di attività. Mi ha colpito, è molto bello l'esempio concreto della doccia, quindi riferito, quindi che è molto, penso, stato apprezzato ovviamente da chi ha una struttura ricettiva, nel senso che andiamo veramente a poter fare le moltiplicazioni, a moltiplicare quelle decine di euro che all'anno può rappresentare per una camera, per il numero di camere che abbiamo, e iniziamo a avere delle cifre interessanti che, sommate ad altre azioni che mettiamo in essere, sicuramente danno vita a un approccio non solo sostenibile per le nostre tasche, ma anche soprattutto e contestualmente per l'ambiente e la destinazione. Quindi chiedo se nel frattempo i colleghi vogliono dare ulteriori specifiche, magari qualcosa che non è stato toccato prima, e sollecito anche i vostri quesiti. Sì, sono assolutamente, fermamente convinta che ogni piccolo passo, ok, verso, come dire, quello che vi dicevo, cioè la condivisione dell'essere sostenibile, sia importante. Cioè, ritengo fondamentale questo, proprio a livello di cultura della sostenibilità, cioè non come elemento fine a se stesso, ma come modo di essere. Ci tengo molto a rimarcare questo concetto, perché diventa poi davvero il buon esempio vissuto che passa perché lo vedi fare, ti piace e sei contagiato. Quindi è il tam tam, ok? E questa è una comunicazione efficace proprio a livello anche emotivo, di pancia più che di testa.
La comunicazione efficace di testa invece continua a battere il discorso che è bene comunicarla a tutti il più possibile, le piccole azioni, con una infografica, con qualcosa di molto semplice e immediato, perché anche un bambino la possa capire, perché se la capisce il bambino siamo certi che l'adulto l'ha intuita, capito? Quindi simboli molto semplici e chiari, ok? Con dei colori evidenti magari. E altra cosa che ultimamente si sta delineando, cioè è abbastanza sicuro, sono stati fatti anche sondaggi tipo da Booking, eccetera, che il turista nella scelta delle prenotazioni presta attenzione a quelli che sono gli aspetti di sostenibilità e di risparmio energetico. Quindi, per assurdo, proprio un consiglio è anche quello magari nel set fotografico che viene inviato a Booking, se è presente, far vedere che magari è presente l'impianto fotovoltaico, è presente la colonnina di ricarica delle auto elettriche, cioè sono presenti questi accorgimenti che vanno verso la sostenibilità e il risparmio energetico. E secondo me è, diciamo, molto immediata la cosa, perché basta una fotografia per far vedere che c'è, e c'è sicuramente un ritorno d'immagine, perché molti turisti effettivamente prendono in considerazione questi aspetti anche per la scelta della struttura dove andare a soggiornare. Qualcosa come 25 anni fa, io ricordo alcuni grossi tour operator, soprattutto del nord Europa e dell'area poi tedesca, che durante un convegno, uno dei tanti a cui si partecipa, avevano proprio iniziato a parlare di come uno dei loro criteri di scelta addirittura era località con certificazione ISO 14000, sì no, a Cipicchia. Questa era veramente una scelta molto drastica, quindi erano molto, come dire, su questo proprio non derogavano, questo è il nostro, perché la nostra clientela ce lo chiede addirittura. Ma veramente l'esempio che ci è stato adesso testé portato nella nostra comunicazione, diciamo all'intermediazione sui social, nel nostro sito web, nella gallery fotografica, queste diciamo sono piccoli interventi fattibili anche proprio con un costo minimo, e anche nella scheda dei servizi, quando in quella che si chiama proprio services, amenities, facilities in inglese, andiamo a illustrare anche questo. Si ricollega a quello che ci aveva raccontato nell'ultimo webinar pre-break di agosto, il collega che ci aveva parlato della gestione anche della questione proprio della comunicazione Covid, e aveva detto una cosa che ci aveva colpito molto, e cioè nel momento in cui poniamo caso l'ingresso a un ristorante, ovviamente subordinato a degli step e quant'altro, ricordiamoci che il momento in cui il cliente si deve fermare per aspettarci deve essere reso un'opportunità di marketing, cioè in quel momento lui è fermo, non può far altro che aspettare, mettiamo un cartello, mettiamo un QR code, intanto che aspetti naviga il nostro menu, guarda la nostra ricetta del giorno, cioè tutto può essere colto anche nella valenza, e deve essere colto come nella sua valenza di marketing e di comunicazione. Ed è vero, la comunicazione di testa è ancora più efficace quando parte da una bella comunicazione di pancia, perché ci credi e quindi lo pratichi e sei il miglior testimonial, e i bimbi a riguardo possono essere anche, perché no, i protagonisti di attività didattiche. Penso agli agriturismi, che sono anche fattorie didattiche, ma non solo, i centri estivi che propongono attività che potrebbero avere anche questo tema, e quindi avere un doppio valore. Allora, arrivato nel frattempo un commento da Marco Pasini: aderire alla sostenibilità per gli operatori deve essere un obiettivo, ma la regione deve aiutare a veicolare un marchio riconoscibile che aiuti l'operatore a diffondere quanto sta effettuando. Sì, su questo è un tema molto importante, cioè ci deve essere, io mi permetto di dire, quasi un marchio sostenuto a livello regionale sicuramente, ma io farei un passo oltre, voglio osare, a livello anche nazionale, nel senso che spesso quello che difetta nella nostra comunicazione turistica è il fatto che, soprattutto per il visitatore straniero, intendo,
si ha più l'idea dell'Italia come meta turistica, non necessariamente della Liguria, dipende da dove arriva il nostro visitatore, sia chiaro, se da un mercato di prossimità o meno. Però ho visto cosa hanno fatto, ad esempio, in Gran Bretagna con i marchi proprio, diciamo, post-Covid, quindi una visitazione go-friendly per le varie risorse turistiche, cantine o quant'altro. Mi piacerebbe vederlo anche a livello nazionale, proprio questo marchio. Però le regioni possono essere soggetto promotore, quindi sì, passo la palla agli esperti, ma il mio punto di vista penso di aver risposto chiaramente. Sì, d'accordo, perfettamente d'accordo. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere, per come sono io e per come magari già farete, di non aspettare che sia qualcun altro. Cominciamo noi, nel senso, è proprio un invito a tutti in generale, ma in particolare per sviluppare questo tema. Cioè, se riteniamo che effettivamente sia qualcosa a cui ci fa piacere, riteniamo opportuno aderire, cominciamo a farlo noi e poi facciamoci riconoscere in una modalità, come dire, più univoca, no? E quindi che ha bisogno di un supporto dall'ente pubblico. Ma considerando che oggettivamente non sempre i tempi sono maturi contemporaneamente per ciascuno di noi e l'ente pubblico, intanto facciamo un passetto piccolo alla volta e cominciamo a metterci in gioco noi. Non perdiamo altro tempo, perché ogni minuto è prezioso per la sostenibilità. Perché, ripeto, è una questione sia ambientale che economica che sociale. Non può prescindere da nessuno dei tre argomenti. E cioè, lo decliniamo nella quotidianità della nostra vita. È premiante, eh? Bisogna cominciare a mettersi in gioco, però. È quello che proprio è il percorso motivazionale, quello che in inglese è il momentum, cioè lo slancio che senti, sì. Anche perché quando parte in progettese, bottom up, dal basso, quando parte dal singolo, che poi incontra altri singoli, intendo imprenditore, e quindi fa massa ed è una cosa che sente, ha anche più forza nel proporsi ai vari livelli, magari prima comunale, poi provinciale, poi regionale, eccetera, eccetera, diventiamo sempre di più nel dire abbiamo la necessità di questo strumento. Diciamocela tutta, io parlo professionalmente sulla mia esperienza, in questi 25 anni io di progetti, anche comunitari soprattutto, finalizzati alla creazione di un marchio per la comunicazione della sostenibilità sul territorio di intervento del progetto, ne ho visti veramente tanti, però poi nascono purtroppo, e se calati troppo dall'alto, nascono e muoiono nel tempo di vita del progetto. Se invece c'è una, come posso dire, una spinta dal basso forte, la fanno i singoli che si mettono insieme, magari anche poi le diverse opportunità progettuali possono convergere a riguardo per dar gamba, voglio dire, solidità ulteriore anche a una certificazione a livello regionale o nazionale. Però ognuno è chiamato in causa, proprio dal piccolo bed and breakfast fino all'albergo di catena o quant'altro, veramente ritengo. Dal tour operator che sceglie un certo tipo di proposta, alla guida che propone un percorso piuttosto che un altro, al ristoratore che sceglie ad esempio di utilizzare la materia del suo territorio, di valorizzare le ricette storiche del territorio, le antiche ricette, e quindi anche una questione, la dimensione sociale della sostenibilità. È un elemento anche che qualifica in termini di differenziazione, tanto per dire, ecco, penso alla ristorazione. Assolutamente d'accordo, sì. Sì. Vi sono altre domande? Carola, le stai monitorando anche tu, vedo. Sì, certo. Sì, sì. Nei progetti che attualmente stanno andando avanti a livello di progetti su programmazioni europee, in ambito regionale, questi temi sono proprio presenti trasversalmente
e presenti proprio con l'ottica anche dell'adozione di carte di dell'accoglienza, carte servizi, sottoscrizione di protocolli che vadano in questa direzione, proprio del percorso di avvicinamento a un approccio olistico sostenibile. Sicuramente i dati che ci sono stati forniti anche circa le opportunità di finanziamento, di intervento e contribuzione sull'efficientamento energetico, dato che poi vi verranno inviati anche questi materiali come tutti gli altri, il link, e avrete modo di leggerli nel dettaglio, c'è sicuramente un menu ricco da cui andare a identificare quello che può essere poi costruito come il proprio percorso su misura. Ecco, arriva adesso un messaggio di Giovanna Pizzi: a nome del sistema camerale vorrei ringraziare tutti i partecipanti, in particolare la moderatrice e gli esperti per il loro supporto. Grazie a voi e che avete comunque portato questo evento, diciamo questa rassegna sul territorio ligure con questa scelta di temi assolutamente attualissimi anche per quanto riguarda la stagione che verrà e le stagioni che verranno proprio. Allora, io direi che se non ci sono altre domande, penso che ci si possa avviare verso la chiusura. Ringrazio anch'io i nostri relatori che oggi, Federica e Francesco, sono stati così anche precisi e concreti nel raccontarci, proprio nell'illustrarci queste buone prassi. E ringrazio ISNART che ha curato tutto l'assetto organizzativo proprio e di promozione dell'intervento, le camere ovviamente, Barbara Bugini. Vi invito a, è una visione interessante, nel senso che riprendersi dal primo incontro che abbiamo fatto sulla destinazione turistica per arrivare a oggi con il tema della sostenibilità, c'è una circolarità molto interessante, perché siamo passati attraverso la destinazione turistica, la comunicazione social, il tema della qualità e della gestione dell'emergenza Covid, l'accoglienza per tutti, quindi non l'accessibilità alla sostenibilità, e quindi è un pacchetto di aggiornamento professionale molto utile, come un manuale di buone prassi e di spunti, e potete contattare anche ovviamente le camere per avere poi ulteriori approfondimenti anche presso gli esperti. Da parte mia, come Luisa Puppo, moderatrice, il mio ringraziamento a tutti e a tutti voi anche che avete partecipato a questi incontri. Grazie, e lascio la parola ovviamente a ISNART. Grazie a tutti quanti, ringrazio a nome di ISNART sia Federica sia Francesco, Luisa, e grazie anche alle Camere di Commercio che ci hanno dato, devo dire, una grande mano soprattutto nell'organizzazione e nella divulgazione dell'iniziativa. Quindi grazie davvero molte per tutti per la collaborazione e soprattutto ai partecipanti di oggi. Grazie, sperando che insomma questi webinar siano un'occasione per avere degli spunti appunto per le proprie aziende e per creare un percorso, diciamo un inizio di un percorso verso il futuro, verso questo 2021 che verrà. Grazie. Grazie a tutti.